dei richiami che vanno indietro nella storia ed ecco il perché del titolo, Delitti postdatati. Voglio fare una piccola premessa. Questo libro l'ho scritto durante la prima pandemia. Ero chiusa in casa e non sapevo veramente quale sarebbe stato il futuro dell'umanità, non solo quelli personali nostri. E quindi pensavo che non avrei più rivisto Roma, non avrei più rivisto la storia, i San Pietrini, quello che era questa città. E chiusa in casa ho scritto una trama che mi ha portato lontano. Molti sono i personaggi, ma secondo me quello che è trainante, cioè che lega, che collega i due periodi storici, cioè gli anni 40 e gli anni 80, quindi non vi meravigliate se nella lettura si batte ancora a macchina perché non c'erano i computer, non ci sono i cellulari, quindi è un periodo storico a noi vicino ma lontano dalle nostre abitudini attuali. E quindi per me è la signora Luisa, questa anziana dove Mariuccia, che anche Mariuccia è un personaggio importante perché è una donna che, di servizio, che lavora in tre famiglie diverse. Quando arriva dalla signora Luisa, ecco cosa accade. La lettura che descrive chi era la signora Luisa.